Prego. Grazie Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi. Quello che ci accingiamo a discutere ora è un provvedimento fondamentale per la nostra economia. Io so che spesso si tende ad enfatizzare quello che si fa e quindi si ricorre spesso all'espressione che ho usato poc'anzi io, però in questo caso ritengo che la mia sia particolarmente appropriata per una serie di considerazioni. Se uscendo da qui andassimo a parlare con imprenditori, con liberi professionisti, con artigiani e chiedessimo quali secondo loro sono i maggiori problemi che in questo momento abbiamo nel nostro Paese, riceveremmo quasi sempre la stessa risposta, e cioè che il problema sono le tasse e la burocrazia. So che ora a qualcuno potrebbe sembrare che io sto parlando per slogan, ma così non è. Io sono convinto che stiamo parlando di punti programmatici da realizzare, e per ribadire questa mia affermazione vorrei aprire una piccola parentesi sulla prima delle due necessità che ho indicato, quella delle tasse. Spesso abbiamo detto, soprattutto noi della Lega, che ridurre le tasse è una necessità per il sistema produttivo di questo Paese. Abbiamo sempre aggiunto che non solo questo migliorerebbe il nostro PIL, migliorerebbe la nostra forza occupazionale, ma abbiamo sempre detto che questo migliorerebbe anche il nostro sistema sociale e sanitario. E lo diciamo perché la storia ci insegna che è così. Se tornassimo indietro di qualche decennio, al 1982 per la precisione, quando Ronald Reagan, in applicazione delle politiche economiche di Laffer, ridusse le tasse e andassimo a verificare quali sono state le conseguenze, accerteremmo che non solo il sistema produttivo statunitense ne ha beneficiato per i 15-20 anni successivi, ma anche il sistema fiscale statunitense ne ha beneficiato in egual misura. Non a caso, infatti, per 10 anni consecutivi, dal 1982 al 1990, il gettito per l'erario aumentò tutti gli anni, passando dai circa 600 miliardi di dollari del 1982 ai quasi 2.000 miliardi di dollari del 1990. Ma non dobbiamo andare così lontano nel tempo o così lontano nello spazio per avere altri esempi positivi, perché se pensassimo agli esempi virtuosi europei di quei stati che crescono più degli altri o che superano più agevolmente le crisi, troveremmo che sempre in queste realtà c'è un sistema di tassazione fissa, come la flat tax che vogliamo introdurre noi, che è comunque sempre a livelli molto bassi. Ma anche in Italia abbiamo un esempio positivo in tal senso, perché quando fu introdotta la cedolare secca e molti dicevano che era una misura che non avremmo potuto permetterci, l'introito, il gettito per l'erario è aumentato, perché a quel punto è diventato non più economicamente conveniente evadere e quindi il gettito di conseguenza ne ha subito una ripercussione positiva. Ma avremmo anche esempi negativi in Italia per dimostrare che il contrario invece purtroppo ha effetti deleteri, perché se pensassimo a quel periodo definito da molti, dagli storici, come miracolo italiano, quel periodo degli anni 60 quando l'Italia cresceva più di chiunque altro, troveremmo che una delle peculiarità del nostro Paese era un livello impositivo più basso di quello di molti altri Paesi, e quindi non è stato un caso che la nostra crescita di conseguenza fosse superiore a quella della maggior parte degli altri Paesi, come non è stato un caso che negli anni 70, quando il nostro livello impositivo si è adeguato a quello degli altri Paesi della nostra Europa, anche la nostra produttività di conseguenza si è allineata, e non è stato un caso che quando il nostro livello impositivo è diventato più alto di quello degli altri Paesi, la nostra produttività, la nostra competitività è crollata e ci siamo ritrovati ad essere fanalino di coda non solo in Europa con livelli di crescita o di decrescita
sempre peggiori rispetto a tutti gli altri, ma anche un pessimo esempio a livello mondiale. Ecco perché in un momento di difficoltà come l'attuale, in presenza di una economia debole come la nostra, un provvedimento che risolve uno di questi due problemi, e cioè quello della possibilità di far partire i lavori, quindi di semplificare la burocrazia, è fondamentale. Questo provvedimento si chiama letteralmente misure per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali e in attesa di poter abbassare le tasse, altro punto programmatico del nostro partito, è sicuramente la migliore soluzione che potremmo proporre al nostro Paese per far sì appunto che un momento di difficoltà che non ci nascondiamo potrebbe diventare anche peggiore, perché i cicli economici normalmente non sono lunghi come l'attuale, che oramai è da 10 anni che presenta segni positivi, senza considerare che la guerra dei dazi in atto e le altre criticità internazionali potrebbero pregiudicare ulteriormente uno scenario che già positivo non è. Quindi far partire i lavori, far partire quello che potrebbe diventare, anzi che sicuramente diventerà il più grande cantiere d'Europa, è una risposta rapida, efficace e una delle poche che possiamo permetterci vista la situazione dei nostri conti pubblici. Ho accennato a quello che sarà il più grande cantiere d'Europa, così entro anche nel dettaglio di alcuni dei provvedimenti che abbiamo previsto appunto in questa conversione, cioè quelli a favore delle popolazioni terremotate. Sappiamo bene che purtroppo un'impostazione eccessivamente faraginosa, eccessivamente burocratica della ricostruzione ha impedito fino ad ora la partenza dei cantieri. Poter di nuovo agevolare quelle popolazioni, quei territori, e dico di nuovo perché molto è stato già fatto nella conversione dei decreti 55 prima ed emergenza poi, potrà rappresentare una risposta non solo a quelle persone che appunto hanno solo una richiesta tra le proprie priorità, e cioè rientrare nelle proprie case, ma potrà rappresentare anche una risposta positiva, favorevole in termini di occupazione e in termini di PIL. Perché di nuovo faccio riferimento agli insegnamenti della storia, è dimostrato che far partire delle opere, poco importa se pubbliche o private, non fa altro che far risollevare le economie in difficoltà. Ce l'ha insegnato il piano Marshall, che dopo la seconda guerra mondiale, con una situazione compromessa dal conflitto, non ha fatto degenerare le conseguenze dello stesso, ma anzi ha permesso una ripresa dell'economia. Leggo testualmente la dichiarazione di Marshall quando ha presentato il piano, adottato appunto per evitare quello che definiva un gravissimo deterioramento delle condizioni politiche, economiche e sociali. Appunto perché, come dicevo prima, tutte le misure che favoriscono l'occupazione, tutte le misure che favoriscono il lavoro, tutte le misure che favoriscono l'economia non possono che inevitabilmente favorire anche sul piano sociale e sanitario tutta la popolazione. Quindi le misure che ci adottiamo ad approvare ora avranno conseguenze positive su tutti gli aspetti della nostra vita. Dicevo prima che molte delle misure che ci troviamo ad adottare adesso riguardano il terremoto. Sono andato un po' lungo, vedo adesso con il tempo, che purtroppo devo accingermi a concludere, quindi farò solo dei riferimenti. Il primo, all'articolo 23, comma 1, punto lettera A, se ricordo bene, che prevede la possibilità per i comuni di concordare con gli uffici speciali per la ricostruzione il trasferimento per le istruttorie agli uffici tecnici comunali delle case che hanno avuto esito E con livello operativo L4. Per chi non è un tecnico mi riferisco alle strutture più danneggiate, quindi appunto con scheda AEDES con esito E, che devono essere demolite e ricostruite, quindi livello operativo L4. Questa misura non solo agevolerà molto la ricostruzione dei paesi distrutti, perché evidentemente si rivolge a quelli, ma consentirà di poter finalmente
ridurre un iter approvativo dei progetti che in questo momento, nonostante il numero esiguo delle pratiche presentate, è già assurdamente lungo. Più volte in quest'Aula si è criticato il fatto... La invito a concludere, senatore. Bene, Presidente. Dicevo, più volte in quest'Aula si è criticato il fatto che già oggi ci vogliono troppi mesi per l'approvazione dei progetti. Consentire ai comuni le istruttorie su queste pratiche non potrà che agevolare il tutto. Ci sono molte altre previsioni sia a favore delle popolazioni terremotate che a favore di chi è in una situazione di debolezza e difficoltà, come ad esempio le telecamere negli asili nido, nelle case di cura, ma sono certo che i miei colleghi saranno più esaustivi con riferimento a questi provvedimenti. Grazie a tutti. Grazie, senatore Pazzaglini.